Signore e signori, buongiorno, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi mi trovo nella casa vecchia che finalmente, ufficialmente purtroppo, sta diventando la casa vecchia. Forse ci farò un altro contenuto proprio dedicato alla casa perché è un peccato lasciarla così. E scusate il disastro, davvero, c'è una quantità di caos in giro indicibile. Io ho già portato quasi tutta la mia roba. Questo che vedete in giro è un po' roba di Tudor, un po' roba... No, anche Stefano ha già portato tutto. Quasi tutta roba di Tudor in realtà. Fai chiudere la porta. Un po' problematica la situazione. Come potete vedere, il soggiorno è nelle condizioni classiche come è sempre stato. L'unica cosa che mi dispiace è che non possiamo portarci via da questa casa il murales dei Maze che fece Sasha all'epoca. Peccato, peccato. Allora, vediamo Stefano a che punto è. Permessino? Che caos. Non c'è più niente in camera tua. Io voglio vedere Tudor come farà a smontare tutto. Secondo me non ce la fa. Ma soprattutto perché Tudor ha delle manette vere? Cioè sono pesanti queste. Vabbè. Ma tu non sai che giochetti fa. Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. Ma la postazione com'è? Un po' di sadness misto. Io per l'occasione tra l'altro vintage. No, ho pensato ieri mentre facevo la valigia. È una figata perché noi queste non le facciamo più. Scarsità, scarsità del prodotto. Qualcosa c'è, mi è rimasto. C'hai fame oggi? Ma ora vado a prendere da mangiare, ma non solo. Sai come chiamerò questo video? Step versus food versus No. Questo video si chiamerà il mio panino preferito. Ok. Il Crispy McBacon è il mio panino preferito. Lo so. Sempre. Ma lo sai che ne hanno fatte anche nuove versioni? Devastante. La famiglia del Crispy McBacon si allarga. Io voglio il classico, bro. Quella salsina che c'è là dentro. Non so cosa c'è là dentro, ma è troppo buona. Ok, signori, stiamo partendo con la live. Faremo un giro del mondo di Stefano, in realtà, perché sono curioso, voglio vedere un attimo bello cosa... Bello fresco, tutto nuovo. Tutto bello mastodontico, visto, e poi... Poi andiamo su Roblox. No, volevo vedere un attimo... Cioè, fai vedere solo il mondo? Basta, non andiamo a prendere qualche diamantuzzo. Vai, voglio vederti mentre clavi play, vai. A inizio l'ultima live da questa casa, sorry. Vai. Siamo ufficialmente in live! Ma non c'è niente. Non c'è niente perché c'è il tappo. Il tappo l'ha tolto. Eccoci qua. Ragazzi, io sto vloggando. Martedì Suri sta vloggando. Buongiornissimo. Però è tutto storto. No, è una tua impressione. Vedi, mi sento tipo sott'acqua che sto galleggiando. Bella, raga. Aspetta, fai salutare la chat. Salutate la chat. Salutate il vlog. Sì, salutate il vlog di Surri. Ci sa che possa essere anche l'ultimo video e che non so se ne farò un altro poi alla fine. Ma se sei tutti i giorni a registrare qualcosa. Ho capito, domani dobbiamo lasciarla. E mi è arrivato un vaso. E tu dai, che bello è quel vaso. Aspetta, lo faccio vedere in live. Mantieni. Appoggialo, trova un posto dove appoggiarlo. Dopo 13 anni di video su YouTube sono diventato un treppiedi. Vabbè. Suri è andato a prendere sto vaso. Ha comprato un vaso tipo di Pandora. Ma è matto. Dalla Grecia. Dalla Grecia con furore. Ma tutto... Ma che... Raga, che bella è. Per la casa nuova o per lo studio? Ma perché? Raga, è un'anfora greca. Cioè, stamattina la portinaia mi fa... È arrivato un pacco fragile dalla Grecia. Ho detto, guarda, io non ho preso niente, cioè, nel senso... Ma che bello! Non so che commerci strani abbia Surri in giro per il mondo, però... Dai, cioè, guarda i dettagli. E comunque sono ancora un treppiedi! Dammi. Sai, c'è una roba nel suo mondo tutta pazza, cioè... Se droppa, a parte che davvero, chat, confermatemi a queste vibes 2015. Clamorose! Molto 2015 queste vibes, daily vlog. Cioè, se lui non ha diamanti nell'inventario parte un allarme. È la prima volta Stefano non ci credevo. Diamante, cos'è sta roba? Perché Ale mi fa, ti ho passato questo aggeggio, mettilo nel folder delle mod. Ho detto, va bene, vediamo che succede. E non pensavo che l'allarme nucleare. Ma l'elitra ti rovina il gioco, perché se ti muovi solo con l'elitra, poi dov'è... Vedi che stai andando così, quando potresti creare una bella rotaia. Ma per fare cosa? Per muoverti più lentamente. Guarda quanti siamo, Ste. Siamo in tanti, E io è da un botto che non sono in live. L'avevo visto. 13.000? Tanti, allora, tanti. Con la mano secondaria? Lo so come funziona, bro. Dai che c'ho fame, devo andare, Ste. Sennò non torno per due mezza. O più veloce di così, cioè, nel senso, guarda quante ce ne sono. Tra l'altro già accaduti incidenti, ovviamente, nel... E ne vai via? Sto andando a comprare... Il McDonald's. Il nostro pranzo. Voglio prendere. Quanti panini prendo? Allora, io ti dico la verità. Oggi ho particolarmente fame. Quindi, per favore, almeno 3 per me. Cos'è almeno 3 per te, bro? Almeno 3 per me. Sono tanti 3 panini. Mi prendi quello col doppio hamburger. Me ne prendi uno. Uno con un hamburger solo. Mi prendi quello col pollo nuovo. Sì, bello, dammi i soldi.
OS ce l'hai? Vabbè, pago io, poi mi rimane su PayPal. Sì, da bere? Coca Zero? Sì, un cochino. Ok, quindi ti aspetto. Sì, io spero due e mezza. Oh, vediamo quanto tempo ci metto. Secondo me. Sì, 20 minuti almeno, devo andare. Bella, raga, tra poco. Allora, signori, ho circa 20 minuti per andare a comprare i panini di oggi del McDonald's, ma dovrei farcela perché ne abbiamo uno davvero qua vicino casa. Allora, vi spiego un attimino la situazione. McDonald's, per festeggiare il Crispy McBacon, ha indetto un contest che si chiama The Crispy Tattoo. E siamo stati coinvolti, io e Stefano, nella realizzazione di una mappa su Roblox che si chiama The Crispy Tattoo Island. Praticamente, per partecipare a questo concorso, puoi anche entrare su Roblox. Bella, ciao! Sì, pure. Sono andato a comprare i panini del Mac. Ciao! Niente, vabbè, io ti ho una di volta ormai, in realtà. Bella. No, scusami, sono di fretta che ho 20 minuti per tornare a casa. Mi fa ridere che fai il problema etico per le rotaie e poi cerchi i biomi su Google. Dici, a quel punto c'hai ragione. Vabbè, bella. Ciao. Piccolo commento sulla serie delle 7. Vabbè, può partecipare al concorso anche con il proprio personaggio di Roblox, entrando su The Crispy Tattoo Island. Praticamente all'inizio della mappa c'è, dopo ve lo facciamo vedere in live con Stefano, c'è un piccolo tattoo shop in cui ti puoi fare i tatuaggi e c'è anche lì una piccola sorpresa sia mia che di Stefano. Fai uno screen, lo mandi sull'applicazione di McDonald's e puoi partecipare al concorso. Bene, io sto andando qui in Chinatown, perché di Milano in via Sarpi, a prendere il mio Crispy McBacon e gli 8000 panini che vuole Stefano. E poi che bella giornata è oggi. Bel sole. Ok, signori, ho i miei panini e ce l'ho fatta in meno di 20 minuti. Sono arrivato! Si mangia? Si mangia. Ma devo finire la Bill Battle! No, bro, io ho fatto le corse apposta per arrivare qui alle 2:30, abbiamo detto 2:30. Non solo, ho una brutta notizia. Ho preso i panini, mi sono dimenticato le bibite. No, surri! Bro, ero di fretta! Eri di fretta! Ero di fretta, ho detto 2:30 qua! Non si può murare a secco! Sì, invece. Oh, il Crispy McBacon! Extra bacon. Ok? Questa è la cosa che mi manca di più delle live dei mates. Cioè il cibo? Dei mates. Ma ti ricordi? Ah, il McDonald's, perché... Certo! Mangiamo sempre McDonald's in live, è vero. Vado tutti i venerdì, non vedevo l'ora che arrivasse l'ora di cena, solamente per quello, perché poi Giuse lo sai com'è. Vabbè, dai, prendo anche questo. Sì, ordini da 800 euro. Tipo, vero, da farla avanzare per la colazione del giorno dopo. Quello è l'extra bacon. Oh! Vabbè, io prendo il Crispy McBacon, quello classico, anche porzione normale. Io, cioè, questo è davvero il mio panino preferito di tutti i tempi. Cioè, se uno mi chiede qual è il tuo panino preferito, io rispondo il Crispy McBacon. Ma guarda, nel momento in cui ho nominato questo, l'ho visto almeno da 30 persone in chat. Vabbè, però almeno ne hai preso i 3 panini, grazie. Allora, no, aspetta. Abbiamo Crispy McBacon. Hai preso tutto per te le patatine? No, sì. Ah, che cavolo. Cioè, questo è davvero il mio panino preferito di sempre. Allora, io sfiderei a trovare una cosa che non è buona là dentro, cioè... Ma io mi mangerei pure la cassiera ogni tanto. Cioè, presente quando ti stacca uno scontrino che ti dice aspetta 5 minuti, ma dammi un dito! No! Mi mangio pure quello! Mm. Sai che ci sono anche quelli nuovi di questi, con pollo? Ah, questo? No, aspetta. Eccolo qui. Sì, esatto. T'ho detto, questo un morso me lo dai. Questo sia a fuoco, per favore. Bello. Perché ora vi spieghiamo come funziona il gioco, potete partecipare tutti quanti. E niente, praticamente dobbiamo farmare hamburger che ci permettono anche di assumere persone che farmano hamburger per noi. Allora, loro hanno creato The Crispy Tattoo Island e hanno distribuito varie cose in giro. Ho detto, caspita, qua ci sarebbe perfettamente un parkour per salire in cima ai punti più bizzarri, un roller coaster. Il roller coaster è fighissimo. Ecco, quello su Minecraft ci sta di costruirlo. Temporaneamente non c'è. Cioè, la cosa che ho detto io è... Bello, ci sta a implementare un sistema di gioco tipo, cioè vuoi dire manageriale, però manageriale è un po' too much. L'esempio classicissimo che funziona è il cookie clicker, cioè tu hai tutta una serie di funzioni che puoi upgradare e ti viene generato in questo caso il panino in più e quando raggiungi un determinato numero puoi sbloccare altre cose. Ed è molto divertente perché è una roba che ti prende. Più che altro come gli investimenti reali devi privarti di un po' della liquidità per generarla poi passivamente. Mamma, è molto figo. Se potenzi il panino, sì. È devastante sta roba. È devastante, lo so. Devastante. Non posso più toccarlo, mi fa da morso. Perché puoi più toccarlo? Perché a me non posso toccare. Vabbè, bello grosso, butta dietro. Allora, lo metto qua così poi
prossimo step per futuro facciamo quelli. Dice, compra un tatuaggio per aprire questo cancello. Come vedete, c'è Davi che è già di là. Noi siamo bloccati perché non abbiamo il tatuaggio. Guarda, invece... lui c'ha già l'obiettivo mio. Eh sì, avere sì. La mia faccia. Perché è arrivato lassù in cima. Sì. Non so se vedete in alto a destra, ma adesso ci andiamo anche noi. Quindi... Allora, facciamoci vedere il tattoo, perché questo poi è il tattoo che uno fa... Si fa lo screenshot e lo carica sull'app di McDonald's e così puoi partecipare al concorso. Parto da questo qua. Crispy Lover, sì. Boom, 50, okay. 50 in meno. Eccolo lì. Top. In teoria esci, ti metti sullo stadiolo, insomma fai uno screen. Già questo sarebbe sufficiente se volete partecipare. Sì, esatto. Se andate avanti però, ci sono i nostri tatuaggi. Aspetta, va. Perché tu hai messo il logo. Ho messo il logo, sì, perché non c'ho la faccia meme. Cioè la mia faccia. Meme. Nella mappa. Esatto. Allora, però io prima di prendere le monetine, mi concentrerei su attivare i bonus, quelli là, al secondo. Perché una volta che sblocchi quelli, che allora si possono fare le cose. Ma ancora non abbiamo abbastanza. Aspetta, abbiamo bisogno di monetine. Non siamo neanche a 500 ancora. Lo so. Non possiamo permettere. T'ho detto. Allora ci abbiamo già. Vabbè. In discesa. Discesa, no. Passiamo un po' il wrap. Passiamo un po' il wrap che ci pensa l'omino. Tieni. Quindi abbiamo un dipendente. Abbiamo tre dipendenti già. Sì, 15 al secondo. Questi poi non so quanto costerà, però costerà un pochino. Comunque ragazzi, se avete bisogno del link lo trovate nella descrizione, se volete entrare nella mappa. Parliamo con Giada. Che dice Giada? Ciao, piacere. Piacere mio. Per sbloccare il personaggio ho bisogno di hamburger. Ah, alla fine del percorso è una persona speciale. Che sarei io, immagino. Pronto a darti un premio unico. Costo c'è. Oh, bello! 100.000. Capito? Ma ridimensioniamoci un po'. Bro, ma lo sai che io sono costoso. Ma 100.000 hamburger. Ma sono costoso. Cosa vuoi che ti dica? Così. Non è che puoi aspettarti. Oh, ce la faccio? Ci ho provato. Però meno male non si muore. Eccolo! Ok. 1200. Va, buono, ti prego. Puoi prendere 1200. Tutte le monetine sul McDonald's? Dove sono? Raggiù. Impermeabile. Come fai a non sporcarti? Questo è rimbalzino. E c'è il pane. Se tu prendi solo il pane con le mani, non ti sporchi. Ma quando ti sporchi, mica lo tocchetto. Ma non lo decidi. È il ladro del nome. Eh? Il ladro del nome è lì. Dov'è? È quello con l'orsetto. Dov'è? È qui. È il ladro del nome. Ti ha rubato È il ladro del nome. Ma poi che bella skin. No, per entrare proprio. Cosa? È per entrare. Ma già da una strozzina. No, 100.000 hamburger. Facciamo questo? No, no. Ho detto lasciamo l'altro. Per favore, vai a prendere il tuo tattoo. No. Voglio lasciare il livello 2. Siccome Giada non li vuole ora i 100.000. Oppure devi prenderli. Sì, secondo me li vuole ora. Li vuole ora. Guarda. Sì, Giada però. Giada è popolare, diciamo, a scuola. Ok. Ci siamo. Dai, ci resistiamo qualche secondo, dai. Siamo a zero. Sì, è un usuraio. Però con le monetine guarda che ce li facciamo. Direi, vai, sali su. 4K monetine. Oh, come a scuola, Queste sono le scalette quelle di scuola, esatto. Della palestra. Il tatuaggio, ti prego, voglio andare via da questo inferno che ho creato io. L'ho creato io il parkour, perché? E dobbiamo ancora provare il trenino. Salta, ok. Sali. Calmo. Salta. We got this, okay. We got this. Ora aspetta, sì. Devo salire ancora. Sì, permesso. Mezzo milione di... avete mai visto un milione e mezzo? Non è niente. 150 milioni, un po' di più. Vogliamo sbloccare questo quarto upgrade? No, aspetta, magari il tatuaggio prima costa. Prima voglio il tatuaggio. Oh! We got this! No, perché hai schippato? Okay. Eccolo! E come c'è? Vai, clicca sopra. Ma ti immagini che chiunque giochi questa mappa disponibile nel mondo anche. Vai, equipaggiato. Eccolo! Un po' allungato perché... Aspetta vlog. Filma. Un milione di hamburger. Siamo quasi a un milione di hamburger. Abbiamo raggiunto il punto in cui si sblocca il mio tatuaggio. Fai vedere un po'. Allora, no, da davanti forse è me. Forse... Dai, vienimi accanto anche tu. Guarda. La conquista del mondo. Guardali. Da davanti secondo me è più bello, che c'è anche sul braccio. Bello. Allora, aspetta. Sblocca il quarto upgrade. Spendiamo questi soldi. In un batter d'occhio stiamo farmando 5.000 al secondo. 5.000 sono tanti. L'ultimo quanto ci costa? Però questo click fa poco. L'ultimo... 25.000 moneta! Surri! Placati. Prendine 10 e compriamo subito il coso a 2 milioni e mezzo. Vai. No, ho fatto malissimo i calcoli. Esatto. Ne devi prendere 100. Ma vai. Ora rientriamo qua dentro. No, allora. Ma ora quanto ci costa? Ah, no, Mauro è un giocatore. No, okay. È lei.
Oh, mi stanno parlando troppe persone, mi sa. Ciao Maura. Ovviamente. Faccio una strage. Faccio una strage. Calmati. Maura, ma sei scema? No, calmati. 100 milioni di hamburger. Fra, la longevità del gioco non è che puoi finire no, mezz'ora. No, Maura vuole le mani addosso. No, andiamo a spendere un milione nel labirinto, fidati che dentro è pieno di monete. Maura vuole le mani addosso. È pieno di monete nel labirinto. No, raga, ma può chiedere 100 milioni, ma se guarda, nostro... guarda quella moneta lì quanto è grande. Sei sicuro? No. No, le monete. No! Vabbè, eccolo. Ah, più se- ah, ora c'è il bonus. Cioè? Prendi più monete poi puoi. Ok. Oh! Cioè, 10 di queste sono okay. Una marea di soldi. Ok, calmi. Adesso è il momento di approfittarne. Tutte vanno prese. Glitchiamo? No, mi sa che è già passato. Oh! Come hai fatto? Oh! Bello! No! Top! Allora vedi, non serve il... Top! Vabbè, perfetto, in realtà. Siamo arrivati dove volevamo arrivare. Sì, sì. Ah, perché è più piccolo, quindi sembra che vada più veloce. Ok, chiaro. Se, vabbè, non dirò niente. Sbuci. ci siamo letti nella mente. Ciao, sbuci. Vogliamo bene, ovviamente. Cioè, non è che. Cioè, no, ti giuro, l'ho visto. Ho detto poi la maglietta di Stephanie. Che lui ce la sapeva. Reggio per poi rifregarmi, capito? No, te okay. Hai detto how much money? Ho detto no, se ne diciamo many. Bro! Ah, 100, non 100! Messo. Let's go! Oh mio Dio, l'usuraia! Me la sogno stanotte, Maura! Lei lì, 100 milioni! 100 milioni! Ah, no. Lei 98 non va bene! Ma qua dentro ci sarà una roba vergognosa, cioè ci daranno sblocchi il tattoo. Quadruplo! No, ma non è una questione di soldi, non è che qui sblocchi il tattoo. No, ma dico, una volta entrati qua dentro ci sarà un altro bonus, penso. Non lo so. Allora, Maura, senti, vedi, parla con noi. Vai, paga! Siamo già 108. Ok. Madonna, 100 milioni sono andati via così. E mo. Ah, no, aspetta, questo tu hai capito qual è? No? Micro, Insieme. Destra, dove vai? No, di qua. Sicuro? Sì. No. A sensazione. Beh, in realtà. E ora? Ora continua a salire. Segui la corsia. Ok. Corsia preferenziale. Let's go! Vai, sbloccalo. Let's go! Oh, ti stavo buttando via, veloce. Comunque, per partecipare al concorso... è facilissimo. Non tu dovete entri. Fare 100 milioni. Non dovete fare 100 milioni, però per 100 milioni sbloccate l'ultimo avatar, quello di Roby per l'appunto, poi potete fare anche il mio, anche quello di Ste. Per partecipare voi entrate, fate 50 hamburger, quindi 50 click, è una roba facilissima, e sbloccate il primo tattoo, ve lo mettete addosso, venite qui al photo point, fate la foto, la caricate sull'app di McDonald's e in questo modo parteciperete al concorso. Quindi dovete scaricare l'app di McDonald's e lì poi ci saranno tutte le informazioni. Potete giocare dal computer ma anche dal telefono, quindi non c'è bisogno che avete un computer a portata di mano. Se adesso siete in giro, avete acceso la live, avete visto l'ultimo secondo, accendete anche col telefono l'applicazione, aprite Roblox. Ed è gratuito. 250 per entrare nel tattoo shop e 50 hamburger per pagare il tattoo. Vole. Ma quanto siamo... blu. Sì, un po' blu, un po' rosso. Ragazzi, che dire. Questa era l'ultima live da questa casa, Surri. Questa è l'ultima live da questa casa. Non tutto l'ultimo vero. Video perché ancora stiamo registrando qualcosa. Qualche clipettina, esatto. Devo registrare i video per i prossimi giorni. Però è l'ultima live dalla casa dei Bates. Sì, tante belle cose successe qui. Roller coaster, ma è giusto così. Dovremmo fare un montaggio di tutti i best moments. Sarebbe di questi da 7 fare. Anni. Quelli raccolti nei vlog perlomeno. Perché io mi ricordo di cose che sono successe in questa casa. A una certa ci siamo detti, raga, dobbiamo mettere assolutamente una videocamera di sicurezza. Non l'abbiamo mai messa. Non l'abbiamo mai fatto. Ma le cose che sono successe, ma randomiche, che facevano ridere. Proprio. Madonna. Cioè. Devastante, davvero 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 bello. Cioè più che altro questa cosa della telecamera l'avrei detta almeno 3 anni fa. Anche solo negli ultimi 3 anni dopo la quarantena. Sì, veramente sì. La nostra casa, il nostro salotto in particolare, hanno visto di tutto. Ma io mi ricordo di una roba, cioè tu non certa... cose brutte, cioè situazioni di bizzarre. No, un po' divertenti. A una certa tu hai preso una lattina di Coca-Cola, credo. L'hai lanciata in testa a Tudo che aveva un cappello, è rimbalzata ed è atterrata in piedi. Io ho detto no, non è possibile. No, film... nessuno mi crederà mai.
mai. Bello, 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 bello. E niente, è ovviamente un dispiacere, ma come dicevo prima, ragazzi, ogni fine così, è un nuovo inizio. Giusto così, non... quindi... zero rimorsi. Sì. No, non vedetela negativamente. Poi comunque gli ho detto, non è che... cioè, adesso che andiamo via da questa casa non vedranno mai più un video Stepney Surrey oppure Tudor. Cioè, non è che... sì, cioè... se una... beh, in altre circostanze... nel senso... mi inviterai nel tuo ufficio, verrò al tuo ufficio, faremo un video nel tuo ufficio, verrai a casa, nella casa nuova che ancora non è pronta, però lo sarà un giorno. Sì, vero, è successo un botto di robe, però vabbè, è giusto guardare al passato con un po' di nostalgia, però è anche giusto poi andare, andare avanti. Procedere quindi, lungo il percorso. Non perché... mai volere andare indietro, perché come dice una citazione bellissima che ho letto su internet, chi è troppo impegnato a guardare il passato... non riesce a vivere il presente. Stessa roba con chi è troppo impegnato a vedere il futuro. Devi vivere oggi, vivere ora. Certo, e quindi costruire oggi per domani. Costruire oggi per domani, ma per domani, domani con un occhio al futuro. Ma il passato lo devi aprire come un capitolo temporaneo ogni tanto, perché fa piacere. Abbiamo fatto tantissime belle cose in questa casa in particolare. Però bisogna vivere il presente. Se volete ancora provare a giocare alla mappa, link in descrizione. C'è il link in descrizione. Potete anche lasciare mi piace alla mappa, così sale sopra. Mi raccomando, fatelo, perché Roblox abbiamo scoperto oggi pomeriggio io e te che è praticamente come un social. Come un social di sti mini mappe un po' particolari. Entrate, che possono essere personalizzate anche tanto. Mi raccomando. Interessante. E poi ci abbiamo dato anche il nostro in questa mappa, quindi un po' ci teniamo. Abbiamo, diciamo, curata poi. E c'è la mia faccia. C'è la sua faccia. C'è la mia faccia nella mappa di McDonald's ufficiale. E vi serve solo 100.000 da Giada, che pensavamo fosse lei l'usuraia. E invece l'usuraia è Maura. Ma perché che ne sai, magari c'è qualcosa nascosto in un angolino che tiene 500.000. Non lo puoi mai sapere. Magari nell'oceano. Ma volevamo anche ringraziare McDonald's, perché giustamente fare un'ultima attività, fare un'ultima live insieme in questa casa sicuramente ha il suo perché, è stato molto divertente. È stata una chiusura. È stata una bella chiusura. Probabilmente la prima attività abbiamo fatto, cioè questa casa abbiamo inaugurata comunque con un'attività. E l'abbiamo terminata anche con un'attività. In questa casa ci abbiamo sempre vissuto io e Stefano. Poi si è aggiunto Tudor. Però questa era la nostra casa. E quindi ci sta che l'abbiamo completata anche in questo modo. Un grazie particolare anche al Barone, che ci saluta dall'altra stanza. Ma siamo sicuri che non possiamo staccare un pezzo di intonaco con il murales? Io non so, bro, come si fa a staccare solo con l'intonaco, perché poi è fragile, cioè fai così, si rompe. Allora adesso andiamo di là. Va bene, ragazzi. Grazie mille per aver sostenuto la live. Noi. Anzi, in realtà, per questi 7 anni di supporto da questa casa. Ma è solo un nuovo inizio, ragazzi. Solo un nuovo inizio. È tutto un proseguire, è tutto un evolversi, sempre.